territori colpiti dal sisma hanno bisogno dell'Europa. Se questa è un'Europa che si nutre dei principi fondamentali dei padri costituenti, che era quella della solidarietà, della vicinanza, non è un assalto alla diligenza, è un riconoscimento di una vasta area che ha avuto delle devastazioni. Oggi come giudica la risposta del governo e la risposta da parte dell'Europa? Al governo fino adesso insomma è stato vicino. Io vorrei che si partisse con un discorso anche di riconoscimento di una no tax area, e questo per far ripartire l'economia, perché poi te lo sei, se è stata la matrice, noi il 95% delle attività non ci sono più, insomma. Invece la risposta dell'Europa fino ad oggi? Ma l'Europa io insomma l'ho vista poco, sì, però c'è stata una grande solidarietà, guardami. Io i paesi dell'Europa, ma anche di tutto il mondo, da questo punto di vista, grande solidarietà, ma soprattutto una grande solidarietà del popolo italiano. Pirozzi di Amatrice è veramente l'emblema di queste terre di Amatrice e dintorni che hanno resistito, che vogliono resistere, che non se ne vogliono andare via dal loro territorio, che amano la propria storia e naturalmente anche la propria tradizione culturale, ma anche enogastronomica. Dobbiamo difenderle. Cosa ha fatto l'Europa fino ad oggi per Amatrice e cosa deve fare secondo lei? Ma io credo che i fondi verranno attivati, anche siamo qui tutti schierati per sostenere le giuste richieste di questa parte del nostro territorio. E vorrei anche che ci fosse un impegno specifico e puntuale del governo nel fare la richiesta alla Commissione europea dell'istituzione di una no tax area per questi territori. Bisogna difenderli anche con il totale alleggerimento della pressione fiscale, perché possa riprendere quell'attività produttiva che è la sola che può far rinascere, impedire la morte economica e sociale di questi territori del nostro paese, a cui siamo ormai tutti affezionati, non solo in Italia. Come giudica quello che fino ad adesso ha fatto il governo italiano per questi territori e quello che ha fatto l'Europa? Ma io spero che il governo mantenga gli impegni. Sono stati presi, il sindaco ci dirà che ne ha preso atto, però sulla no tax area non mi sento ancora tranquillo. Finché non vedo la richiesta del governo italiano non sarò tranquillo.